Allora, buonasera, perché siamo alle 18 a tutti. Io saluto quelli che stanno online, sperando che siano numerosi, e lascio subito la parola per un saluto introduttivo a Giovanna Boggio Robutti, che è la direttore generale della FEDUF, la Fondazione per l'Educazione Finanziaria e Risparmio. E quindi lascio a te la parola, Giovanna. Grazie infinite, Giovanna. Noi ci chiamiamo tutte così. Grazie infinite. Sono io che vi saluto e ringrazio tantissimo il Museo del Risparmio per avermi voluta comunque qui questa sera. La nostra fondazione si occupa di educazione finanziaria, quindi insieme al Museo del Risparmio facciamo tante cose. Mi piace dire che abbiamo cominciato questa mattina presto lavorando proprio con i bambini delle scuole. Ne avevamo centinaia e stavamo parlando loro di un argomento che richiama quello di cui si parlerà questa sera. Finanziaria legata con il problema della differenza di genere. Quindi il nostro tentativo, che direi che è riuscito a giudicare dall'interesse anche dei bambini e dalle domande che hanno mandato, era proprio quello di far capire ai bambini, alle bambine collegate, che nel giorno internazionale della donna è importantissimo parlare anche di argomenti che nel nostro paese soprattutto vengono percepiti come maschili, come quelli dell'economia, della finanza, dell'uso del denaro di cui parleremo questa sera. Il titolo di questa sera è meraviglioso, a me piace tanto, non solo capelli, ecco, è uno stereotipo. Noi questa mattina cercavamo di parlare ai bambini proprio di quegli stereotipi che fanno male non soltanto al genere, quindi alle donne che restano escluse, ma fanno male anche all'economia del paese perché si traducono in minore efficienza economica. Io non voglio dilungarmi oltre, assisterò con grandissima curiosità a questa chiacchierata molto bella tra signore che questa sera parlano di denaro e non solo, e lascio di nuovo la parola a Giovanna Paladino. Grazie infinite a tutte. Grazie mille, grazie mille. Io volevo aggiungere solo due cose rispetto a quanto detto da Giovanna Boggio Robutti. Oggi siamo qui a presentare un libricino che sta facendo molto discutere, perché si sono create fazioni opposte sul titolo. Ora, le fazioni non sono ugualmente numerose, ma c'è qualcuno che proprio il titolo non riesce a tirarlo giù fondamentalmente. Io volevo chiarire una cosa, che non solo Capelli è il nome del salone del mio parrucchiere, dove io mi reco ogni tanto quando il cappello ha bisogno di un restauro, tutto sommato, non ci vado neanche troppo spesso. L'idea non è quella di cavalcare stereotipi, in questo caso comunque le donne vanno dal parrucchiere, ci vanno anche volentieri ricavandone un certo piacere, quindi non trovo niente di strano, lo fanno anche gli uomini. Volendo appunto potrei anche dire che il titolo in realtà si riferisce a un'analisi di un noto antropologo Desmond Morris, che attribuisce un ruolo particolarmente rilevante dal punto di vista culturale dai capelli delle donne. E quindi tutto sommato il capello per la donna non è un semplice, diciamo, pelo che cresce fondamentalmente, ma un significato culturale importante. Quindi qui non cerco di cavalcare stereotipi, perché appunto non sono interessata a farlo. Quello che cerco di fare all'interno di questo libricino, che poi è a disposizione sul sito del museo, è quello di in qualche maniera raccontare alcuni elementi di similitudine fra la cura della persona e la cura del denaro, perché ci sono tanti elementi di similitudine. Tra l'altro non voglio neanche fare rumore, cioè voglio dire, quello di cui racconteremo, e in parte ve lo accennerò prima, non è qualcosa collegato, diciamo così, a un'esperienza aneddotica. Noi abbiamo, come Museo del Risparmio, facciamo in maniera regolare una serie di indagini campionarie sulla popolazione, soprattutto sulla popolazione femminile italiana. E tutto sommato ci siamo resi conto che c'è un grande bisogno di alfabetizzazione finanziaria da parte delle donne. Solo il 30% delle donne italiane è alfabetizzato dal punto di vista finanziario. Questo significa che il 70% delle donne in Italia, indipendentemente dal titolo di studio, non sa cos'è un tasso di interesse composto. Il che tutto sommato uno può dire: posso vivere senza? Certo, si può vivere senza, ma si vive male, soprattutto quando si prendono un mutuo, quando si accende un debito in qualche maniera. Come vi dicevo, in realtà cerchiamo di in qualche maniera avvicinarci alle donne. Quindi l'idea del libricino è quella di rendere più digeribile un argomento che spesso crea ansia, perché nessuno di noi parla di denaro in maniera, diciamo così, serena. La maggior parte di noi, me compresa, ne parla anche con una certa ansia. Questa ansia è un'ansia derivante talvolta da difficoltà economiche,
altre volte da un background culturale che ci gira intorno. Inoltre, le donne spesso, anche quando sono indipendenti economicamente, e non sono tante le donne indipendenti economicamente, perché circa il 45% delle donne dipende da qualcuno per sopravvivere, cioè significa che non solo non lavora, ma neanche lo cerca il lavoro, quindi ha un partner o qualcuno, una famiglia di riferimento che la mantiene. Ora, anche quando le donne sono indipendenti, spesso delegano la gestione del denaro. Noi abbiamo, dalle nostre indagini abbiamo rilevato che in media il 60% delle donne delega la gestione delle spese importanti, degli investimenti, mentre si trattiene, diciamo così, a sé tutte le incombenze quotidiane, tipo le spese del supermercato e dei figli. Ma le spese quotidiane hanno un valore diverso rispetto alle spese strategiche, no? Quindi l'evento di oggi intende sottolineare l'importanza di questo tema, che riguarda tutte, non riguarda solamente le donne, diciamo, in condizioni economiche disagiate. Come vi dicevo, questo problema sulla gestione del denaro l'hanno anche persone abbienti. Io conosco sciure milanesi che hanno la paletta, che ricevono un ammontare, settimanale o mensile per le proprie spese. Vi rendete conto che potrebbe sembrare una gran cosa, tutto sommato non fanno fatica a guadagnarsi di questi soldi, ma come dico sempre, non avere, diciamo così, il problema dei soldi non significa essere libere, significa essere sottomesse, significa che dipendiamo da qualcuno e questa dipendenza raramente porta a degli elementi positivi. In alcuni casi fortunati, magari non crea un dissapore, non crea, diciamo così, un elemento negativo all'interno della famiglia, ma spesso poi invece succede che tutto sommato questi elementi negativi vengono a galla, ci sono forme di violenza economica, oggi è la giornata internazionale della donna che non è una festa, ma è un momento di riflessione sulla condizione femminile. Noi sappiamo che la violenza economica, la violenza psicologica spesso precede la violenza di tipo fisico. Quindi quello che cerchiamo, insomma, voglio dire, di fare è con il libricino, perché tutto sommato è abbastanza semplice, è quello di riferirsi ad alcuni elementi, concetti importanti. Io nel libricino faccio riferimento al tempo, alla costanza, alla pazienza, all'età, alla capacità di valutazione e alla diversificazione e consigli professionali. Ora, il tempo serve sia quando ci prendiamo cura di noi per le decisioni che hanno a che vedere con il denaro, sia per quando prendiamo cura di noi, quando andiamo dal parrucchiere dobbiamo stare 2 ore sperando nel miracolo, no? Fondamentalmente. Cioè, il tempo serve a decidere dal punto di vista economico cosa fare sulla base delle proprie entrate periodiche e dei propri progetti futuri. La costanza e la pazienza si accompagnano al tempo, perché sappiamo sempre che niente arriva per caso, dobbiamo coltivarlo in qualche maniera. E la stessa cosa succede nell'ambito della gestione del denaro, perché tutto sommato nessun investimento dà frutti immediati. Anche l'età è un elemento importante, perché così come scegliamo un prodotto estetico per i capelli a seconda di quella che è la nostra età e quindi dei bisogni della nostra pelle, anche le scelte finanziarie dipendono dall'età. Non ha senso, faccio un esempio pratico, investire in un fondo pensione se abbiamo la mia età, 57 anni, non ha nessun senso perché non riuscirò a ricavarne niente. Ovviamente alla mia età, diciamo un po' più avanti, dovrò cercare di smobilizzare i miei risparmi perché nell'ambito di quella che è un'ottica, diciamo così, di orizzonte di vita medio, non è che camperò molto a lungo, insomma, a 80, 85 probabilmente sono andata, quindi in quegli 20 anni o un po' meno, perché di solito si smette di lavorare intorno ai 67 adesso, insomma, dovrò capire come consumare i miei risparmi per mantenere una qualità della vita comunque decente. Ora, l'altro elemento importante è la capacità di valutazione, lo capite da sole perché è importante farlo nella gestione del denaro, siamo chiamati a decidere fra alternative diverse, cercando anche di valutare quali sono i rischi associati ad ogni alternativa e anche cercando di capire quali sono i rischi sopportabili da ciascuna di noi, perché non tutti possiamo sopportare lo stesso tipo di rischio. Ora, nell'ambito della discussione, del dialogo, non è una discussione che farò con le mie ospiti e che adesso vado a presentarvi, andrò poi a toccare alcuni di questi temi da diversi punti di vista, ok? Quindi io mi fermo qui sulla parte di presentazione generale, poi chiunque voglia avere sotto mano il volume è un PDF che si scarica dal sito del Museo del Risparmio, nella sezione contenuti. Presento velocemente le ospiti. Abbiamo con noi stasera Valentina Parenti, che è presidente di Gamma Donna e CEO della sua società di comunicazione. Abbiamo anche la professoressa Sara Pirrone, dirigente di ricerca dell'Istituto Italiano di Fisica Nucleare e presidente del Comitato Pari Opportunità della Società Italiana di Fisica, cioè
una fisica coi fiocchi ci abbiamo, e poi abbiamo anche Patrizia, not last but least, è importante ugualmente come le altre, Patrizia Pozzato, è ultima solo per, diciamo così, più o meno perché tutti iniziavano con P, quindi la Pozzato veniva ultima, che è consulente di immagine e titolare di un salone di bellezza, quindi doveva essere invitata oggi perché ovviamente parliamo anche di correlazione di comportamento fra la cura che abbiamo nei nostri confronti e la cura del denaro. Allora io partirei con un primo giro di domande e la prima che faccio appunto vado su Valentina, se Valentina è pronta a darmi una risposta. Sei pronta? Sì. Allora, Valentina, tu sei un'imprenditrice sostanzialmente, no? Voglio dire, ecco, hai fondato insieme, e non so, non mi ricordo se era tuo papà che aveva fondato Gamma Donna o tuo fratello anche con te. Allora, noi siamo come nel pieno diciamo, della tradizione italiana, un family business, quindi in quattro addirittura, madre, padre e due figli. Adesso siamo rimasti io e mio fratello, comunque tutti insieme abbiamo fondato Gamma Donna, mentre la società di comunicazione l'ha fondata nel 1981 mia madre. Bellissimo. E quindi insomma, per te il denaro e la gestione sono importanti, no? Perché ti confronti ogni giorno con decisioni relative ai soldi, essendo un'imprenditrice, no? Voglio dire, quindi questo è sicuramente importante. Come ti rapporti con il denaro dal punto di vista lavorativo e anche dal punto di vista personale? Cioè, voglio capire, se ce lo vuoi dire, se tu hai lo stesso approccio sia nel lavoro che nella vita privata rispetto alla gestione dei soldi. Grazie per questa domanda. E tra l'altro, quando mi avete invitato, mi hai fatto tornare subito alla mente quell'iniziativa che avevi lanciato l'anno scorso, che se non ricordo male suonava tipo prometto di prendermi cura di me o qualcosa di questo tipo, a cui avevo partecipato con una card che sono andata a rivedere e che diceva appunto che, e ci credo veramente in maniera ferma, che ciò che più conta nella vita, per quanto mi riguarda, è la libertà. E penso che sia abbastanza condivisibile come affermazione, è il fatto che la libertà però ce l'hai se hai la possibilità di scelta. Se non sei indipendente dal punto di vista economico, non puoi scegliere. Quindi questo tema che tu affronti da tanti anni e che il museo, devo dire, io ci sono stata anche con i bambini, conduce veramente in maniera brillante ed encomiabile. È un tema che mi sta tantissimo a cuore. Devo dire che ho avuto la fortuna in questo di avere una famiglia che fin da piccoli ci ha responsabilizzato sulla gestione dei soldi, perché io ricordo, al di là delle classiche paghette, però mi ricordo subito che mia madre aveva messo in correlazione il fatto di avere questi risparmi e di non lasciarli nel salvadanaio, ma di poterli comunque investire, una cosa che io non capivo bene che cosa significasse, lei ci ha preso per mano e poco alla volta ci ha fatto capire che cosa significasse questo. Lo gestiva ovviamente lei, però ci faceva vedere, no, periodicamente che il nostro gruzzoletto, che magari era poche migliaia Lire, lire, c'erano le lire. di lire, ci aveva fruttato, no, qualcosa di più. E questo comunque ovviamente era anche affascinante per quanto ci riguarda. Noi comunque come famiglia abbiamo una vocazione imprenditoriale e quindi siamo stati portati un po' tutti sempre ad avere questa attenzione a investire e a sviluppare delle risorse. Quindi io ti posso dire che tendenzialmente il mio approccio personale e aziendale è lo stesso, è molto simile. Cioè, tendo ad affrontare il tema sul piano personale lavorativo in maniera pianificando, diciamo, su tre piani, nel breve, nel medio e nel lungo termine. Quindi nel breve con un atteggiamento tattico, diciamo così, nel medio che poi ormai è diventato molto ravvicinato perché con tutto quello che sta succedendo in un contesto molto incerto e volatile, ovviamente i tempi sono molto ravvicinati, quindi nel medio invece con un approccio più strategico e nel lungo termine cercando di immaginare, no? Di avere una visione. Quindi pianificare la tua ricetta personale imprenditrice è pianificare e risparmiare con un obiettivo di investimento. Mi sembra che. Esatto. Senti, passo a Sara perché voglio chiedere una cosa anche a lei adesso. Ecco. Allora, prima di tutto ringrazio tantissimo Sara di essersi aggiunta a un parterre diverso da quello che normalmente magari sei abituata, no, a fare. Insomma, questa non è una call fra fisici, quindi non ti chiederò niente di fisica. Io ho poi una grande ammirazione per le persone che hanno studiato delle materie tecniche, le STEM, che ovviamente
Anche perché in particolare nel campo della fisica molte donne sono riuscite a raggiungere anche posizioni di rilievo, no? Quindi la presidente della Società Italiana di Fisica, presidente del CNR di Ginevra, insomma, voglio dire, comunque ci sono tanti posti dove le fisiche hanno vinto dei premi Nobel, insomma, voglio dire, sono posti dove le donne riescono comunque a farsi spazio, proprio perché non hanno niente da invidiare agli uomini, anzi, sono anche più brave. Io poi tra l'altro all'elementare ero fissata con l'atomo, quindi capite che di fronte a Sara Pirrone io mi inchino, insomma, perché non ho studiato quell'atomo, però voglio dire, è proprio un... Però entriamo nel vivo, io ho una curiosità che ti chiedo subito, poi dei soldi ti chiedo dopo, non ti preoccupare, ma lei mi ha mandato una card con la sua bella capigliatura davanti a una, diciamo, una tabella con delle celle gialle, verdi, insomma, che sembrava una cosa importante, perché non è che si fa... insomma, fare la fotografia davanti a una tabella qualsiasi, no? Quindi immagino che fosse importante per l'attività che fai. Quindi una cosa che vorrei chiedere a Sara, perché non sono in grado di raccontarlo, se ci racconta di cosa si tratta, e cosa fa in pratica una fisica nucleare. Sì, intanto io ti voglio ringraziare con te il Museo del Risparmio per questo gentilissimo invito a questo evento che sotto un'aria originale, divertente, però tratta degli aspetti veramente seri e importanti, specialmente in questa giornata che è una giornata di riflessione sui ruoli. Sulla donna in generale. Sì, quella tavola si trova in quasi tutti gli studi dei fisici nucleari, è la tavola dei nuclidi, e ognuno di quei quadratini rappresenta un nucleo osservato in natura. E, per esempio, su una striscia orizzontale abbiamo un elemento, per esempio l'ossigeno, quindi con il suo numero di protoni che sono 8, ma poi sono presenti tutti gli isotopi studiati ed osservati che variano per il loro numero di neutroni. È una tavola viva, perché man mano che si fanno gli studi la tavola si arricchisce. È stata pensata da un italiano, Giorgio Fea, nel 1935, ma ci hanno messo le mani molti studiosi importanti come italiani come Emilio Segré, però è stata fatta in Germania, Karlsruhe. I tedeschi sono famosi. Organizzati, sono organizzati. Esatto, nell'organizzazione sono bravissimi e hanno creato questa tavola che si chiama anche Tavola di Karlsruhe nel 1958, ma come dicevo, l'ultima edizione è del 2015. Quella che è nella fotografia ha un particolare significato perché è stata la tavola dei miei maestri, professore Rubino e Sambadaro, e quindi c'è anche una parte sentimentale oltre la parte scientifica. Pensavo fosse la tavola delle tabelline, però qua mi fermo e vado da Patrizia, ok? Patrizia, tu non ti occupi di fisica, ma di No. economia un po' sì, perché hai iniziato a lavorare prestissimo. Patrizia ha iniziato a lavorare molto prima di noi, penso. Non so Valentina, ma sicuramente prima di me e di Sara, secondo me sì, perché hai iniziato a lavorare a 14 anni, no? Ero una ragazzina intraprendente, quindi ti sei messa dentro un salone di parrucchiere, poi ce lo dici tu, insomma. Hai cominciato a fare la parrucchiera, immagino che prima si passa dallo shampoo, poi dall'asciugatura, no? Però a un certo punto hai deciso di diventare un'imprenditrice e quindi di investire, no? Il tempo, denaro per aumentare le tue competenze, perché comunque insomma una parrucchiera a tutto tondo ha bisogno di avere delle competenze che magari non saranno così tecniche come appunto quelle che ci raccontava Sara, ma comunque tagliare i capelli non è facilissimo, ecco, non ci sono mai riuscita neanche col gatto. E quindi mi chiedevo, no? Visto che tu hai questa, sei un'imprenditrice nel settore dell'immagine e la bellezza evidentemente conta, ma conta anche il denaro. Che relazione ha un'imprenditrice in quel settore con il denaro? Allora, buonasera intanto e grazie per l'invito. Mi fa molto piacere intervenire a questo intervento, appunto. Allora, io ho iniziato a 14 anni perché volevo fare la parrucchiera. Sono diventata imprenditrice perché oggi il parrucchiere è un'azienda, è un'impresa e deve essere per forza organizzata.
diciamo, devi avere anche una rete intorno a te, sia di collaboratori, noi ecco, lavoriamo col marketing, siamo attenti a tutto, perché oggi un imprenditore deve fare i conti con tante cose, ai collaboratori, ai contatti con commercialisti, fornitori. Oggi purtroppo molti saloni chiudono proprio per questo motivo, perché non sono abbastanza organizzati. Appunto, io ho iniziato per passione, sono diventata imprenditrice probabilmente perché dentro di me, ecco, mi ricollego anche a quello che ha detto prima Valentina, ho sempre avuto un po' uno spirito così, fin da piccola. Mia madre me lo diceva, tu sarai un'imprenditrice, in effetti è stato così. Anche l'educazione. Cioè, il denaro, in che modo lo usi? Qual è il tuo, allora, il tuo rapporto col denaro? È molto sereno. Sì. E il mio rapporto è molto sereno con il denaro. Ho sempre avuto, anche io, collegandomi a quello che diceva Valentina, ho avuto un'educazione finanziaria anche in famiglia. Tant'è che, avendo lavorato sin da subito, ho avuto la possibilità di comprarmi la macchina da sola a 18 anni. Ho avuto, diciamo, la possibilità di comprarmi una casa molto, essendo anche giovane, perché mi ero messa da parte dei soldi. Diciamo, anch'io ho pianificato e pianifico tuttora, e anche in famiglia di conseguenza sono così, mi ritengo una razionale, ecco. Perché avete ragione tutte, insomma, pianificare, io lo dico sempre, è provato anche dai numeri, dalla statistica, dalle indagini econometriche, che pianificare aiuta a raggiungere gli obiettivi. Chi non pianifica ha più difficoltà. E perché? Perché in realtà, se uno ha ben chiaro qual è l'obiettivo, io lo dico sempre anche ai bambini, è più facile riuscire ad arrivarci, fondamentalmente. Immagino anche che nella scienza sia così, no? Che se uno ha un obiettivo di ricerca, alla fine dai che scavi, alla fine ci arrivi ad arrivare, no, a quel punto lì. Quindi in effetti per gli imprenditori ancora di più, insomma, poi magari entriamo ancora un po' più nel merito. Io torno a Valentina, no? Sempre su questo tema, perché pianificare un po', in qualche maniera, riuscire anche a avere una visione, no? Tu parlavi prima della visione di lungo termine, no? Di quando pianifichi a lungo termine e ti fai una visione. Quindi prepararsi al futuro significa anche definire degli scenari, perché non è che sappiamo qual è il futuro, il mondo non è deterministico, dico sempre, è stocastico, cioè capitano un sacco di cose che nessuno può prevedere, fondamentalmente, no? Quindi in che modo, no? Vuole dire, si può prevedere, cioè che si può pensare, mi piacerebbe capire da te in che modo ti formi una visione del futuro, e qual è anche la tua esperienza di fronte agli imprevisti. Te lo chiedo in particolare perché il Covid, insomma, non è un cigno nero, come direbbero i tecnici, ma è sicuramente una cosa che ci ha preso non preparati, no? E soprattutto gli imprenditori, penso. Direi proprio di sì, perché è stato quasi un reset, direi, rispetto... Mi sentite? Sì? Ok, scusa. È stato quasi un reset rispetto al passato. Allora, quando si parla di impresa, si associa spesso la parola impresa al termine rischio, no? Che viene anche un po', se vuoi, ammantato da una connotazione di fascino. Io però dico sempre che il rischio non significa prendere e buttarsi giù da un aeroplano perché sei amante del rischio, quello si chiama suicidio, no? Rischiare significa essere anche prudenti, cioè il rischio deve essere un rischio calcolabile e calcolato. Quindi nella fattispecie, per scendere nel concreto, anche noi imprenditori dobbiamo premunirci di un paracadute o di un cuscino per l'atterraggio. Nel nostro caso, che cosa significa questo? Valuto molto importante l'atteggiamento della prudenza e della previdenza anche. Per cui nel nostro caso noi abbiamo sempre puntato su aspetti strategici, su progetti comunque solidi, che con dei valori, con dei contenuti che non fossero figli di un trend, no? Ma che, come diceva Marchionne, fossero, che quando è entrato in Fiat diceva back to basic, no? Torniamo
alle cose concrete, a quello che alle cose concrete, esatto. E poi attenzione, noi abbiamo sempre avuto un'attenzione molto forte a preservare anzitutto il rapporto con i collaboratori e con i fornitori, quindi è il senso sociale delle nostre scelte. Questo significa che, per essere appunto concreta, anche nei tempi in cui le cose andavano a gonfie vele, noi non abbiamo mai, abbiamo sempre deciso di reinvestire il nostro utile, no? Quindi di crearci una riserva. E che è aumentata anno dopo anno, che è quello che ci ha consentito di far fronte a un momento di debolezza, di criticità, di incertezza come quello che stiamo vivendo, senza strapparci i capelli, ovviamente, per tornare alla metafora. Brava, brava Valentina! e quindi di poter fronteggiare questi momenti. Abbiamo però continuato ad investire in quello che in cui crediamo, quindi anche quest'anno per noi è stato un anno di profondi investimenti, fatto con le spalle comunque al coperto, diciamo così, perché ce lo potevamo permettere. Poi però diciamo che il debito non è un male, cioè noi abbiamo un po' delle esperienze culturali che ci provengono da tutto, diciamo così, il debito di per sé non è un male. Finalizzato, no. Bisogna saperne quanto si può sopportare, bisogna sapere qual è il debito che si deve fare, non esagerare, insomma, voglio dire, no? Quindi penso per un imprenditore sia questo anche molto importante, no? Assolutamente sì, soprattutto se è considerato uno strumento per crescere, no? Che però deve avere una anche lì una pianificazione, no? Non puoi dire no, io mi indebito senza avere una visione, diciamo. Certo, devi capire come restituire poi il debito, insomma, devi capire come fare per ripagarlo. Sara, con te non ho ancora parlato di soldi, però non è che scappi, non è perché sei fisica a te le domande non le faccio, le faccio pure a te, perché anche i fisici nucleari hanno bisogno di soldi per le loro ricerche, quantomeno. Quindi mi chiedo se tu hai imparato sul campo a gestire bene questi soldi, oppure eri avvantaggiata da un background personale, anche tu, come ci hanno raccontato Patrizia e Valentina, avevi una famiglia che ti ha passato delle competenze, degli skill, no? In qualche maniera. E cosa significa gestire bene i soldi quando si parla di un progetto scientifico? Perché non è così ovvio, quindi magari ci racconti un attimo, Sara. Sì, beh, intanto nel nostro campo, in particolare io che lavoro all'interno dell'INFN, che è un ente pubblico di ricerca, gestiamo soldi pubblici e quindi questo rende la questione ancora più delicata. E c'è tutto un processo per ottenere i fondi che noi desideriamo per le nostre ricerche e che quindi dobbiamo presentare in maniera ampia e molto dettagliata. Passiamo il vaglio di diverse commissioni scientifiche e poi alla fine, quando otteniamo i nostri fondi, li dobbiamo gestire. Ma come diceva prima Valentina, è un processo che parte già da una pianificazione, cioè un processo che forse ha come elementi gli stessi, qualunque sia l'ambito in cui si gestiscono i soldi, questo almeno nella mia sensazione e nella mia impostazione. Però poi ovviamente si differenziano sia per quantità sia per obiettivi. E questi punti che io mi pongo sempre sono: cosa serve per fare quello che voglio, quanto costa, dove posso risparmiare, a cosa posso eventualmente rinunciare, perché se io chiedo una quantità di soldi non è detto che mi siano dati tutti, e a che cosa non posso rinunciare. Cioè, questo è anche un punto importante, perché si può risparmiare in questo tipo di attività fino a un certo punto, cioè la strumentazione fondamentale la devi avere con quella sensibilità che ti serve per portare avanti il tuo esperimento. Quindi diciamo questa maniera di pensare, diciamo che la applico sia nell'attività scientifica che a casa, ma ovviamente con i dovuti dettagli. Quindi c'è anche una programmazione, quindi una fase preliminare di impostazione, poi c'è la richiesta e poi c'è la gestione, che deve essere insomma,
Sara ci ha dato alcuni punti chiave, perché poi ci ha dato noi ovviamente la lista delle cose da fare, quindi voglio dire, chi ci ha sentito potrebbe aver preso appunti, perché sono importanti, e penso che poi sono le stesse, diciamo così, step che segue sia Patrizia che Valentina, no? Nell'ambito di quella che è un approccio imprenditoriale. Io torno un attimo a Patrizia, perché nel libricino io parlo di tempo, come lo dicevo prima, no? Ma io so che anche Patrizia ha un rapporto col tempo, perché non l'ho chiesto a Sara questo perché, essendo una fisica, lei mi avrebbe detto il tempo non esiste, no? Allora preferisco parlare con Patrizia, che il tempo sa come me che esiste, io ce l'ho ben chiaro, il tempo esiste. E quindi ho letto una tua riflessione interessante nel primo libro che hai scritto, e io dico spesso che, appunto, lo dicevo anche prima, che le donne devono prendersi il tempo che serve per decidere le cose importanti, tra cui la gestione dei soldi. Io voglio sapere da Patrizia in che modo il tempo per te è stato importante, perché tu ne hai scritto in questo libro che hai pubblicato qualche anno fa. Il tempo, non è una risorsa illimitata, quindi, trascorrere il tempo nel miglior modo dei modi, nel miglior dei modi, se fai una cosa la fai bene e ti riesce, il tempo non è un nemico. Io credo che il mio tempo lo occupo bene perché faccio ciò che mi piace e poi lo riporto anche in famiglia perché mi sento una persona realizzata, quindi, faccio ciò che mi piace e sto bene con me stessa. Alle donne che vengono nel mio salone, dico loro di stare tranquille, rilassate, senza che guardano l'orologio, quanto manca, quanto finisco. È un tempo dedicato a loro, in quel momento, anche un'ora, due, devono pensare a loro stesse, non stare agitate, devo fare la spesa, devo comprare, non lo so, c'hanno 3.000 idee. Quindi io la vedo così, il tempo non è una risorsa illimitata, quindi Quindi bisogna. bisogna usarlo bene, insomma, Sì, fondamentalmente, stai dicendo. sì, Bisogna focalizzarsi in quel momento e usarlo bene, no? sì, sì, senza pentirsene, soprattutto quando si va dal parrucchiere, non è una cosa, sembra Ma sempre noi che non è ci un. pentiamo e stiamo zitte fino alla fine, io almeno non mi pento perché non si sa mai poi cosa esce fuori, quindi fare ma solo. ti Ma anche assicuro Sara, che anche nel Valentina, salone. secondo me siamo tutte zitte, aspettiamo la fine. Ti assicuro che nel salone c'è molta gente che Si invece. lamenta. Sì, vanno là, ma con la testa non sono là. Ecco. Allora, il consiglio di Patrizia è che il tempo serve per concentrarsi su quello che si sta facendo, quindi eventualmente nel momento in cui decidiamo di prenderci cura anche dei nostri soldi, bisogna dedicare del tempo e farlo bene, perché insomma in qualche maniera fa parte del nostro benessere complessivo. Assolutamente. Io voglio chiedere adesso a Valentina e a Sara qualcosa sul rischio. Valentina l'ha già accennato, ok? Però io voglio richiedere in maniera tale che siamo tutti allineati e lei ci dica anche qualche suo segreto, perché molte donne, molte, ma tante, dal punto di vista statistico, la maggioranza delle donne, ha un atteggiamento che i tecnici chiamano risk averse, cioè significa che non vogliono prendere rischi, sono estremamente prudenti, ma quella prudenza che eccede anche in una forma che non è virtuosa, secondo me. Allora, un'imprenditrice, ce l'ha detto prima Valentina, il rischio lo deve prendere, così come l'ha preso Patrizia, perché se non prendono un po' di rischio non riescono ad aprire il negozio, non riescono ad aprire l'impresa, quindi è ovvio che lo devono prendere perché lo devono conoscere prima di tutto e poi devono imparare a gestirlo, perché appunto il punto non è evitare il rischio, ma gestirlo il rischio, no? Conoscerlo sufficiente. Che consiglio potresti dare, Valentina, alle persone che ci ascoltano rispetto alla questione culturale che ferma le donne dall'assumere dei rischi, che è una cosa estremamente negativa, soprattutto in finanza, perché noi sappiamo che senza un minimo di rischio i nostri risparmi, i nostri investimenti non avranno frutti, non daranno frutti. Il rischio deve essere gestito. Ma come possiamo aiutare le donne a convincersi di questo? Perché purtroppo è difficile, eh? Le donne risparmiano tanto, ma non investono perché hanno paura. Ma intanto devo dire che iniziative come quelle che porti avanti tu, Giovanna, sono cruciali secondo me proprio per due motivi. Il primo è che io penso che culturalmente siamo ancora schiave o ancora patiamo diciamo una concezione del denaro come qualcosa di sporco. Non, l'ha tramandato anche una certa filmografia, eccetera, per cui quante volte si sente dire e ora parliamo del vile denaro. No? Il denaro è vile, per cui questo è un tema che secondo me su noi donne peraltro pesa ancora di più.
Mi fa ridere perché subito dopo aver ricevuto la vostra chiamata, discutevo con un cliente potenziale e insomma c'era questo briefing sulla base del quale io avrei dovuto immaginare appunto un piano di interventi e ovviamente un piano di costi. E, insomma, capivo, stavo cercando di capire dove andavano a parare e avevo due interlocutori, una donna e un uomo, però la donna conduceva la conversazione. A un certo punto si interrompe e dice: mi scusi, ma adesso io mi vergogno anche un po' di questa cosa che sto per dirle, però purtroppo dobbiamo parlare di un tema che, insomma, devo parlare di denaro. E allora, e l'ho vista veramente, cioè, sbiancare e questo tema è veramente un tema molto femminile, perché un uomo non avrebbe mai esordito così in una conversazione. Quindi c'è un tema culturale sul quale bisogna lavorare fin da giovani e smantellare tutti i pregiudizi. La brochure io la trovo geniale, anche perché è molto spiritosa, tra l'altro. Infatti, quello che io suggerirei è di avvicinarsi anche gradualmente a questi temi. Anche con tecniche di visualizzazione, cominciare dalle basi, quando si parla di budgeting, cioè certi termini sono proprio ostici, no? Ci portano a staccarci anche mentalmente, a dire no, io questo non fa parte del mio background, non voglio affrontarlo. Però ne parlavo con un'amica consulente e mi diceva: ma il budgeting cos'è? Tu immagina una cassettiera della nonna con tutti i vari cassetti, sopra ogni cassetto c'è un'etichetta, no? Questa è l'etichetta del terzo tempo della mia vita, questa è l'etichetta dei figli, quindi apri il cassettino dei figli, apri il cassettino dei tuoi piaceri, e l'ho trovato molto simpatico, no? Come tecnica per avvicinarsi a un concetto importante, quello della pianificazione di entrate e uscite. Oppure un'altra amica, che anche lei si occupa di pianificazione finanziaria, parlava dei barattoli della nonna. Le nostre nonne avevano i barattoli, su ogni barattolo c'era scritto: questo è il barattolo Per dei l'affitto, tre. questo per la spesa. Esatto. Quindi anche quello, secondo me, aiuta moltissimo. Il tema di non delegare. Lo ripetiamo tutti, di non delegare questa parte della nostra vita è fondamentale, ma anche di saper scegliere delle persone preparate, competenti, che ci guidino in un cammino. Quindi non delegare, ma al tempo stesso essere competenti. E poi questo discorso di vedere il denaro non come un fine, no? Cioè io non devo guadagnare perché devo possedere, no? È un mezzo per raggiungere determinati obiettivi che mi devo prefissare. Tra l'altro, ho fatto una piccola. Noi come Gamma Donna abbiamo a fine del 2020 lanciato una business community, attorno, diciamo, un logo virtuale su Facebook. Visto che non ci si poteva più vedere fisicamente, abbiamo detto: vabbè, cerchiamo di incontrarci almeno virtualmente. E quindi da pochi mesi abbiamo aperto questa business community in cui confluiscono tutte le imprenditrici che negli anni abbiamo premiato, selezionato, quelle che ci seguono, eccetera. E ho chiesto a loro se avevano dei consigli che avrebbero dato alle giovani donne, o anche comunque alle donne che, come vediamo, anche se non sono molto giovani, hanno difficoltà su questo. E te ne dico un paio solo perché me li sono segnati. Per esempio, Miriam ci diceva: essere orgogliosa del denaro guadagnato, perché è frutto del nostro lavoro e dobbiamo esserne fiere, no? Pianificare fin da subito. E un'altra cosa che diceva Carla, per esempio, associava, oltre al tema della cura, diciamo, estetica, però anche al tema della cura della salute. Troppe persone pensano che della nostra salute se ne debba occupare qualcun altro, no? E quindi diceva lei: se non ci prendiamo cura di noi stessi e delle nostre finanze, come per la salute, non ci sarà nessun altro che lo farà. E direi che chiudo, se no rubo la scena. No, interessante, quindi raccogliamo anche i consigli di esterni del gruppo di Facebook che gestisce Valentina. Io volevo fare più o meno la stessa domanda a Sara, no? Perché io penso che effettivamente sulla questione dell'avversione al rischio dobbiamo fare uno sforzo culturale, no? Io dico sempre, io non ho mai visto un papà che in qualche maniera incentivasse una figlia a salire su un albero. Ho sempre visto papà che incentivano i maschi a fare delle cose, no? A volte anche un po' rischiose. Quindi è un problema culturale, dobbiamo lavorare sulla cultura delle donne, sul fatto che il rischio non è niente di male, si può prendere. Tra l'altro le donne partoriscono, che è un rischio enorme. Quindi voglio dire, non si capisce perché poi quando si parla di finanza o di altri aspetti o di altri ambiti siano così prudenti, no? Ora, nel tuo lavoro,
Sara, sicuramente ovviamente ci saranno dei rischi, quindi vorrei capire, no, vuol dire, in che modo ti rapporti col rischio dal punto di vista lavorativo o anche dal punto di vista del tuo ambito e in che modo cerchi di mitigarli, perché una fisica nucleare secondo me qualche consiglio ce lo può dare, ecco, non so. Beh, per quanto riguarda il rischio, sì, in effetti le donne un po' per stereotipo, però un po' anche per la loro natura, e qui però mi voglio spiegare perché non voglio essere io stessa a creare una discriminazione, la donna tende ad essere conservativa. Perché ha sempre avuto sulle sue spalle la maggior parte dei lavori di cura, e avere un lavoro di cura vuol dire preoccuparsi, vuol dire conservare, si parla della prole, della famiglia, ma io direi della specie. E quindi un po' nella sua indole, ma ripeto, guardandolo come cosa positiva e non come cosa negativa, ce l'ha questa tendenza a non rischiare. Sicuramente però questo nell'ambito della gestione dei soldi bisogna lavorarci, e questo evento di oggi va proprio, è stato fatto credo anche in quest'ottica. Mi è piaciuta moltissimo la frase che c'è nel libretto, una delle pagine: non mettere mai tutte le uova nello stesso paniere, cioè la differenza. Non l'ho detta io, l'ha detta Sancho Panza, l'ha detta Don Chisciotte. Non l'ho detta io, non è mia, io la sono scritta. Eh sì, ma è molto molto significativa, perché se inciampi e caschi rompi tutto. E quindi la differenziazione negli impegni, negli investimenti è certamente una cosa da fare, e la facciamo anche noi negli esperimenti, cioè valutiamo che cosa è meglio mettere quest'anno e che cosa è meglio magari chiedere l'anno prossimo. E se una cosa però non la chiedi quest'anno e la chiedi l'anno prossimo, un rischio lo corri, perché poi non te la danno, manco l'anno prossimo. E quello che vuoi fare non lo puoi fare. E poi per noi c'è anche un rischio legato sia alla gestione dei soldi e ai tempi di realizzazione. Cioè, noi, per esempio, i nostri acquisti, le nostre spese, le dobbiamo fare per tempo. Quindi anche qui viene fuori di nuovo la questione della programmazione, che per noi è vitale, nel senso vitale per i nostri esperimenti. Quindi per noi il tempo esiste, come? Perché Allora ci sta già per te, sì. perché di solito mi dicono che non esiste i fisici, io allora dico, No, allora non dico sì, sì. lo interpretiamo, diciamo, ma esiste. Allora Patrizia, invece voglio fare una domanda diversa a Patrizia, perché lei ha un blog, ha scritto 3 libri che raccontano la sua vita, no? E il tuo lavoro. Nel libricino Non solo capelli ho dedicato un paragrafo alla importanza di saper chiedere consigli alla persona giusta. Io sono sicura che tu riceverai tantissime richieste di consigli, perché tutte noi quando andiamo dal parrucchiere speriamo che lui veda quello che noi non vediamo, ci trasformi ovviamente in una cosa che probabilmente è difficile trasformare, però. Quindi io immagino che te li chiedano questi consigli le tue clienti, ma secondo me tu raccogli anche le confidenze, quindi io ti voglio usare come 007, Patrizia, perché vorrei capire se le clienti si confidano con te rispetto alla questione gestione del denaro, no? Perché come dicevo prima, esistono veramente, non sono poche le donne che ricevono la paghetta, soprattutto quelle che non lavorano, spesso sono dipendenti in questa maniera dai soldi del proprio partner. Quindi mi chiedo se tu hai delle storie da raccontarci, ovviamente la tua esperienza, non è che stiamo raccontando l'esperienza di tutti, però se ci puoi dire qualcosa rispetto alle richieste che ti fanno le clienti in termini di consigli, ma soprattutto a quello che percepisci, facendo un po' la 007, sul loro rapporto con il denaro. Allora, diciamo che le mie clienti sono, quando entrano nel mio salone, sono già mentalizzate, perché io appunto scrivendo dei blog, dei libri, sanno tutto di me e di come la penso. Quindi diciamo che la mia cliente che entra è mediamente alto spendente. Noi abbiamo creato anche dei pacchetti dove
ad esempio il balayage, che è una tecnica di sfumature per chi non lo sapesse, creata insomma con una tecnica dove noi abbiamo investito soldi e tempo per impararla, nella quale ci sono dei pacchetti dove si fa proprio tutto. Quindi ecco, io lo spiego, si fa un preventivo inizialmente quando si arriva da me. Si fa una consulenza approfondita in base ai tratti somatici, in base alla struttura del capello. Quindi, sinceramente, ecco, come dicevo prima, la mia cliente già, entra già mentalizzata. Quindi, quando decide di entrare nel salone, anche se ha quei soldi, ma li vuole spendere da me perché già sa che cosa trova, senza magari, stare a chiedere sconti o cose varie. Sinceramente, è questa la mia esperienza. Quindi da te i clienti vengono, non si lamentano dei soldi perché sono già pronti, hanno lì il pacchetto pronto. Tu li prepari il pacchetto e Sì, loro vengono. probabilmente quando escono, forse in altri casi, cioè magari si privano delle cose, però quando decidono di pensare ai capelli e vengono da me, sinceramente non ho questi problemi, sono già mentalizzate. E di cosa parlano con te loro invece? Ti chiedono, beh, consigli siamo, ma di cosa? Non c'è nessuna confidenza che ti fanno, non hai un rapporto anche confidenziale con le tue cliente. Beh, sì, ce l'ho, però i segreti non si dicono. Ah, vabbè, non volevo il nome e cognome, però No, sei una scherzo, 00, sei una vera scherzo. 007, No, 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 quindi. no, scherzo, scherzo. No, io tendo molto a parlare del più e del meno, non entro in confidenza, non è il parrucchiere di una volta. Cerco di parlare, ecco, di rendere l'esperienza più leggera possibile. Quindi il tuo rapporto è molto professionale, quindi loro ti chiedono consigli soprattutto collegati, non di vita, ma collegati a quello che stanno facendo, cioè al Sì, colore dei capelli. sono molto professionale come ruolo, sì. Allora, io chiedo una cosa a Sara, perché approfitto, voglio sfruttare la tua presenza, Sara, per parlare di un tema importante, che è la scelta degli studi da parte delle ragazze, che sembra non c'entrarci niente, ma invece vi assicuro che c'entra, perché sappiamo tutti che le ragazze hanno, diciamo, una serie di ostacoli anche familiari nel perseguire degli studi scientifici, perché spesso all'interno della famiglia in qualche maniera si orienta la ragazza verso lavori e studi più femminili, no? Umanistici, perché si deve fare la maestra, l'insegnante, avere del tempo libero per i figli, un lavoro scientifico. Può sembrare più impegnativo, poi sappiamo che non è così perché sto pensando a Patrizia, lei lavorerà tante ore al giorno, quindi il suo lavoro è impegnativo quanto quello dell'ingegnere, diciamo così, elettronico probabilmente. Però insomma, cosa consiglieresti alle ragazze nell'ambito di questa scelta? Perché sono sicura che ci sono molte donne che hanno magari delle figlie, ma anche delle ragazze giovani, perché questo evento è aperto a tutti, quindi non è che abbiamo un pubblico selezionato, no? Quindi tu sei siciliana, sei una fisica nucleare, per quello che so, hai investito in un progetto non ordinario e io dico sempre alle ragazze che incontro nei miei eventi che un astronauta può scrivere le poesie, una poetessa. Magari senza lavoro è difficile che riesca a gestire una missione aerospaziale. Quindi tu che messaggio vuoi dare alle ragazze, Sara? Guarda, questo è un tema sul quale sono molto sensibile, su cui ho imparato molto anche come all'interno del Comitato delle Pari Opportunità della SIF. Io vengo spesso invitata nelle scuole e faccio parte spesso di progetti che riguardano le STEM. Le STEM sono questi studi che coinvolgono scienza, tecnologia, ingegneria e matematica, che vengono chiamate anche scienze dure, e dove gli uomini effettivamente hanno una percentuale di presenza altissima. Questo perché intanto ci sono tantissimi stereotipi, quindi il primo motivo è un motivo culturale, che va sul quale bisogna assolutamente lavorare, e bisogna lavorare come fate anche voi al museo sui giovani e sui giovanissimi. Per dirvi una cosa che è anche un aneddoto, ma che fa molto riflettere, è stato fatto uno studio nelle scuole elementari e medie. È stato detto ai bambini, dalla prima elementare fino alla terza media nelle varie classi, di disegnare uno scienziato. Alle scuole elementari, il
il 50% dei bambini disegnava lo scienziato maschio e il 50% disegnava uno scienziato femmina. In terza media, l'80% dei disegni rappresentava un uomo scienziato e solo il 20% una donna. Quindi vuol dire che crescendo, man mano, gli individui si sono convinti che non fosse un mestiere da donna fare lo scienziato. Quindi quello che io dico sempre nelle scuole, non c'è niente che abbia bisogno che ci sia un uomo nel nostro mestiere di fisico nucleare. Le cose che facciamo sono senza genere, sono cose di passione, chiaramente sono studi impegnativi, ma come tanti altri. Quindi quello che io dico sempre alle ragazze è di non fermarsi. Di non fermarsi, di pretendere di fare quello che si desidera e di stare molto unite, perché gli uomini fanno molta unione. Comunella, Sì, sono comunella. fanno comunella, ma questo lo aiuta moltissimo, mentre invece noi spesso, ma proprio perché sappiamo che per conquistarsi un posto bisogna usare denti e unghie, tendiamo a non fare gruppo con le altre donne. Questa invece è una cosa molto importante. È una Beh, noi cosa. maschi siamo solo donne, Sara, oggi siamo solo donne, mi sembra che abbiamo fatto gruppo abbastanza facilmente, anche se alcuni di Benissimo, noi ma non ci certo. conoscevamo. Sì, ma le cose infatti stanno cambiando e questo proprio è un sinonimo e quindi noi dobbiamo dirlo alle più giovani che devono stare unite. E vi devo dire che io faccio delle raccomandazioni quando mi capita di fare dei seminari a pubblici più ampi su questo argomento. Raccomando alle mamme, alle zie, alle nonne, se ci sono ragazze in famiglia che vogliono perseguire questi studi, di incoraggiarle. Quando io dicevo che volevo fare la scienziata e volevo fare il fisico a casa, mio padre, con tutto L'affetto che hai, naturalmente certo. l'affetto e il rispetto reciproco, ha tentato più volte di dirmi: ma perché non fai la matematica che poi vai a fare la professoressa? Non che sia un lavoro meno importante, anzi, è importantissimo, però lui me lo diceva perché immaginava una gestione del tempo più semplice, poi stiamo parlando di molti anni fa, dove forse il lavoro era anche impostato in maniera diversa. Quindi, fatto culturale sul quale bisogna assolutamente lavorare. Alle ragazze io cerco di spingere e di dire fate quello che volete veramente fare, anche perché la matematica, io da ragazzina mi divertivo moltissimo con la matematica, però con la fisica oggi, dopo tanti anni, ho lo stesso atteggiamento di passione e di assoluto incanto quando riesco a Bene, hai capire. usato una parola importante, l'incanto. Io dico sempre che quando uno trova il proprio talento, entra in uno stato di incanto, che è una parola bellissima, si usa poco, perché entri in questo flusso. Io sono convinta che anche Patrizia, quando tagli i capelli, che è la giornata giusta, no? Patrizia, non è così? Dimmi di sì, eh? Sì, assolutamente sì. Entri in un mood, no? Voglio dire, in cui stai in un altro posto, stai in un altro pianeta, non ti accorgi di quello che succede. Questa lavorare avendo lo stato di incanto, provando lo stato di incanto, significa che si fa la cosa giusta, si è seguita la propria passione. Abbiamo 7 minuti e non so se c'è qualche domanda, se no continuiamo a chiacchierare. Paola, Ma io volevo, scusa, vieni, vieni, volevo dire parla. una cosa a Sara, veramente affascinante, insomma, anche il suo modo Grazie. di raccontare la sua professione, ma devo dire che avendo due bambini piccoli, una femmina e un maschio, io mi rendo conto davvero che loro sono da piccoli come una lavagna bianca e tutto ciò che poi viene disegnato sopra, purtroppo, noi come genitori e come società siamo veramente responsabili, ne siamo responsabili ma a pieno titolo, perché tutte queste sovrastrutture mentali, come non so se lo dicevi tu all'inizio, Giovanna, ce le ficchiamo noi su sti bambini. Io, mia figlia, 2 anni fa per il suo compleanno, io le ho regalato una giornata
di laboratori di robotica, coding, elettronica, stampa 3D con le amichette, potevano entrare soltanto era pensato proprio per le bambine. Io non ho mai visto, ma lei e le sue amichette con gli occhi più luminosi e brillanti di così. Erano entusiaste di questa esperienza, perché scoprirlo fa parte della scoperta del mondo, fa parte dell'incanto della scoperta dei fenomeni, eccetera. Purtroppo poi, andando avanti, se non vedono se queste opportunità si diradano, no? Perché comunque si pensa che la bambina sia più portata per l'italiano piuttosto che no, succede che poi secondo me subentra quell'atteggiamento per cui dici ma forse questo non fa per me, forse questo non è il mio posto nel mondo, no? Forse. E poi soprattutto sappiamo bene che con l'adolescenza invece si avanza, no? Quell'atteggiamento del gruppo, no? Per cui se sei fuori dal gruppo sei meno cool di chi sta nel gruppo. E quindi questa tendenza a voler emulare poi gli altri ti porta ad allontanarti ciò che tu non vedi come possibile. Quindi assolutamente lotta contro gli stereotipi fin dall'infanzia. Benissimo Valentina, hai ragione. Non abbiamo tante domande, ma perché poi la gente si riscalda verso la fine quando è ora di chiudere. Però io volevo chiedere a Patrizia di aiutarmi ad arrivare alla fine di questo dialogo, dandoci un consiglio per prenderci cura meglio di noi stessi dal punto di vista estetico, perché il benessere di una persona è sicuramente la serenità con cui affronta la questione del denaro. È la scelta di una vita piena, no? Voglio dire, nelle soddisfazioni di lavoro e anche nelle soddisfazioni familiari, ma è anche una cura di sé della persona. Patrizia, che cosa mi consigli? Cosa consigli a tutti quelli che ci stanno vedendo? Abbiamo circa 80 persone online e sono tutte lì dal primo momento, stanno lì ferme, quindi salutiamo nel frattempo. Consiglio intanto di prendersi il proprio tempo proprio per curarsi. Un'immagine curata fa sentire a proprio agio, migliora l'umore, ci si guarda allo specchio con piacere, tante cose. Quindi il tempo è importante da prenderselo e soprattutto scegliete il parrucchiere, l'estetista, la persona giusta a cui dare i soldi, quindi una persona che vi ascolta, che capisce i propri desideri, che si sta meglio. Quando uno ha un'immagine curata è tutta un'altra cosa, ci si rapporta meglio, ci si relaziona meglio, tante cose. Insomma, questo è il consiglio. Ma hai dato un consiglio che fitta benissimo con non solo capelli, perché io chiudo quel libricino dicendo che bisogna chiedere consiglio alle persone competenti, perché ci sono scelte complesse, non possiamo essere tuttologi, talvolta non ne sappiamo niente, quindi dove c'è una complessità bisogna rivolgersi alla persona giusta, a chi può darti un consiglio. E nel caso dell'educazione finanziaria, non è che avere educazione finanziaria, avere un'alfabetizzazione finanziaria consente di gestire da soli i soldi in toto, no? Ma consente di identificare la persona di cui ci possiamo fidare, perché ci sono quei 3-4 concetti che se la persona di fronte non segue quelle quattro linee, vuol dire che non è la persona di cui ci possiamo fidare, anzi dobbiamo pensare che probabilmente è più un truffatore che una persona che merita e non la nostra fiducia. Io siamo arrivati alla fine del tempo, quindi volevo lasciare con un consiglio che penso che sia importantissimo in questo momento, che è quello di essere coraggiose e appassionate come le nostre ospiti, come Valentina, come Patrizia, come Sara, perché siamo in un momento storico particolare e bisogna avere il coraggio di essere coprotagoniste di questa ripresa, che avrà sicuramente bisogno del talento femminile. Le donne devono uscire da casa, ci sono ancora troppe donne che stanno all'interno delle mura domestiche e devono fare un salto, diciamo così, perché devono prima di tutto occuparsi di se stessi dal punto di vista, diciamo così, estetico, che sicuramente rafforza la nostra autostima, prendere in gestione la cura dei soldi e anche lavorare al di fuori delle mura domestiche. Questo è un discorso che spesso non piace, ma il lavoro non è solo un diritto, è anche un dovere e la comunità non può fare a meno del talento femminile, non in questo momento almeno. Quindi questo è il messaggio che voglio lasciare a chi ci segue, insomma, è donna, e gli uomini già lavorano nella maggior parte dei casi, quindi io spero che vi siate divertiti, vedo insomma che sono ancora tutti attaccati lì alla linea e ringrazio tantissimo, veramente tanto Patrizia, Valentina, Sara, anche la...
Giovanna Boggio Robutti, che ci ha seguito, adesso poi ci ha dovuto lasciare, ma insomma questo evento è stato organizzato anche con l'aiuto di FEDUF. Mi chiedono dove si trova la pubblicazione. La pubblicazione si trova, non solo Capelli, si trova sul sito del Museo del Risparmio nella sezione chiamata Contenuti. Quindi la trovate a quella copertina che vi aveva fatto vedere Luca all'inizio. Quindi vi ringrazio tantissimo, grazie ancora di essere stati con noi questa oretta, spero, per me è passata velocissimamente, quindi voglio dire, spero che anche per chi ci ha sentito sia stata così veloce. Grazie mille per l'invito. Grazie. Grazie.